essere stato trascinato all'interno di questo canalone sotterraneo, dove il torrente San Nicola finisce nel torrente Crimi, il corpo di Salvatore Comandè, un giovane che è stato trascinato da un fiume d'acqua e che in pochi minuti di pioggia si è creato oggi pomeriggio e scendendo da Cittanova ha travolto la sua panda, dove l'uomo si trovava con la bambina. La bambina sbalzata è stata fortunatamente salvata dopo essere rimasta in balia delle acque per diverse centinaia di metri a poca distanza da dove ci troviamo, in questa che dovrebbe essere una strada ma in realtà è un torrente che d'estate è secco ma d'inverno serve per il decorso delle acque. Il torrente San Nicola da anni dà la misura di come il dissesto idrogeologico a Taurianova sia un fatto gravissimo, un fatto che non può essere ulteriormente sottovalutato. Cronaca di una morte annunciata, dovremmo dire. Speriamo che un miracolo possa consentire di trovare ancora vivo questo giovane artigiano di Taurianova, ma le speranze, inutile farsi grandi illusioni, sono ridotte al lumicino. La sua vettura capovolta e trascinata più volte dalle acque è ridotta ad un rottame. Lui sarà stato sbalzato e trascinato dalle acque e probabilmente inghiottito. Adesso la portata dell'acqua è molto diminuita perché ha smesso di piovere, ma fino a pochi minuti or sono era caratterizzata da una violenza, da una velocità impressionante. Sarà probabilmente stato trascinato, è finito l'assotto e da lì nelle campagne. Non sappiamo cosa ci riserveranno le prossime ore, siamo qua proprio per seguire questa tragica vicenda. Cronaca di una morte annunciata, dicevasi. Dall'altro lato, dove ora noi non possiamo andare, i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia di Stato, i sommozzatori dei vigili del fuoco stanno scandagliando questo budello irto di vegetazione attraverso il quale scorrono queste acque piovane e che poi vanno a sfociare giù ancora più a sud verso San Martino per confluire nel torrente Marro. Sarà un'impresa ciclopica, le condizioni meteo sono avverse, la notte nonostante le fotoelettriche impera e non è facile intravedere nella vegetazione quello che c'è davanti ai propri passi. Una tragedia che poteva essere evitata se in tutti questi anni non fosse stato ancora una volta sottovalutato questo gravissimo problema. Ed eccoci nel luogo dove si è verificata la tragedia. All'interno di quel canalone, come le immagini vanno fatte vedere, c'è ciò che resta della panda sulla quale si trovava Salvatore Comandè. Adesso i vigili del fuoco stanno cercando di scendere dentro per capire se da là il corpo dell'uomo sia stato trascinato dalla furia delle acque più a sud, dove ci trovavamo prima, a ridosso della piazza Santa Lucia. Sono circa in linea d'aria un 300 metri, ma è un fiume in piena di una violenza inaudita, come vi abbiamo anche fatto vedere prima nelle immagini, ha creato questa tragedia che, ripetiamo, è soltanto la cronaca di una morte annunciata, perché il dissesto idrogeologico è un dato palese, palpabile, che da anni doveva essere affrontato e non lo è stato. Questa è la conseguenza dell'abbandono, della sottovalutazione di un'emergenza. Se una vettura, per quanto piccola, possa essere stata trascinata, sollevata e fatta finire là dentro, lasciamo immaginare quale sia stata la violenza delle acque che sono scese quest'oggi da Cittanova, si sono incanalate a nord di Taurianova, sono finite qua per disegnare questo quadro apocalittico che in questo momento segna una vittima, ma potevano anche essercene altre, forse in futuro se non si interverrà ce ne saranno ancora, ma siamo tutti testimoni e responsabili di come poche ore di pioggia possono aver creato una situazione assolutamente tragica, inammissibile per il 2015. Da Taurianova, per Aprodonews e Telemia, Luigi Mamone. Non c'è porta!